Buongiorno, sono Raffaele Pezzone, socio convenditore della cooperativa Sole. Coltiviamo 11 ettari di melone e mirtillo sottoserra. Quest'anno per la prima volta abbiamo applicato Croptimum su melone, dopo lo stress da trapianto, 4 volte 1 litro 2 per ettaro. Abbiamo notato delle differenze su un campo già produttivo di suo, stimato diciamo a fine raccolta sui 350-400 quintali per ettaro. Adesso siamo all'80% della raccolta. Fino adesso abbiamo stimato un 10% in più in termini di produzione. Un'altra differenza comunque abbastanza chiara è soprattutto la differenza di pezzatura e di peso del prodotto. Buongiorno a tutti, io sono Laura Iaquele e qui siamo in provincia di Latina, nell'azienda agricola Iaquele Franco. Ci troviamo in una serra di zucchine, varietà Logos, dove abbiamo utilizzato il prodotto Croptimum, usato ad inizio subito post trapianto. Abbiamo notato subito la differenza con un dosaggio a cadenza settimanale 7-10 giorni di 1 litro per ettaro. Le differenze sostanziali che abbiamo notato sono innanzitutto una uniformità nella partenza delle piantine. Questo ha giovato nell'avere poi subito una quantità produttiva uniforme e di una sostanziale differenza in quanto nettamente maggiore. Come potete vedere alle mie spalle, qui abbiamo usato il prodotto, mentre da quest'altra parte no. E si può notare la differenza in quanto c'è una moria molto maggiore di piante. Quindi il beneficio che abbiamo trovato, oltre all'aumento di produzione, è stato anche una maggiore sanità e vigoria della pianta. Sono Mario Scapola, sono un coltivatore di asparagi, coltivo sottoserre. Ho usato Croptimum in serra, su metà serra, l'altra metà non l'ho usato. Sulla metà che ho usato si vede il fusto più grande. Quante applicazioni hai fatto? 6 applicazioni Durante i nei mesi mesi più passati. caldi. Quando hai applicato hai visto differenze? No, non si vedeva niente. Si sta notando adesso la differenza. E durante la raccolta notavi di percentuale di calibro? Sì, c'era molto calibro più grande da qua e dall'altra parte più asparagina. Stiamo nell'azienda agricola Potenza Francesco. Qua è stato fatto il Croptimum 1 litro a ettaro per 4 trattamenti e questi sono i risultati. È una pianta che ancora vegeta abbastanza bene, sempre verde e non la vedi stanca. Buongiorno a tutti, sono Marino Palmieri, responsabile Italia per Crop Health Vision. CHV ha sviluppato Croptimum, che agisce specificatamente sul glutatione, un antiossidante che gioca un ruolo fondamentale nella regolazione degli stress ossidativi nella cellula. Il Croptimum contiene una molecola brevettata, il QQ2, che si estrae naturalmente da piante appartenenti alla famiglia delle aliacee. A seguito dell'applicazione del Croptimum, il QQ2 viene assorbito direttamente dalle radici e grazie a una serie di reazioni chimiche che avvengono all'interno della cellula, maggiori quantità di glutatione endogeno saranno prodotte. Così facendo, le piante trattate saranno meno suscettibili agli stress abiotici, in particolare agli stress dati dal caldo e dalla siccità. Grazie all'utilizzo dell'elettrofisiologia è stato possibile dimostrare che le piante trattate con Croptimum riescono a trascorrere dal 15 al 50% di tempo in più in condizioni di performance ottimale, performando meglio a parità di input. Grazie a tutti per l'attenzione. I tecnici di CHV e di Perfare l'Albero restano a vostra completa disposizione per farvi ottenere il meglio dalle vostre colture. Grazie.